Buongiorno dal TG2000, a tutti voi un cordiale saluto. Ecco i titoli principali di questa edizione. Sono ancora in mare le navi delle ONG Sea-Watch e Sea-Eye con i 49 migranti tratti in salvo. Di Maio si scontra con Malta, facciano sbarcare subito donne e bambini, li accoglieremo in Italia. In disaccordo Salvini, io non cambio idea. Ore di apprensione per l'architetto Luca Tacchetto e un'amica canadese scomparsi dal 15 dicembre mentre si trovavano in viaggio nel Burkina Faso. Il caso viene seguito dalla Farnesina, preoccupazione per le famiglie. L'emergenza rifiuti a Roma, nella capitale sommersa dall'immondizia, i presidi delle scuole lanciano l'allarme epidemie per gli alunni e ipotizzano di non far riaprire alcuni istituti lunedì prossimo. Allora, in apertura di giornale, la vicenda delle due navi gestite dalle ONG Sea-Watch e Sea-Eye con i 49 migranti salvati in mare. Di Maio si scontra con Malta, facciano sbarcare subito donne e bambini, dice, li accoglieremo in Italia. Ma Salvini non è d'accordo con l'altro vice premier e dai social fa sapere, io non cambio idea. Il servizio è di Barbara Masulli. Anche lui è sulla Sea-Watch da 15 giorni, aspetta assieme ad altre 31 persone di toccare la terraferma. È la stessa situazione, vivono i 19 migranti a bordo di un'altra nave, la Sea-Eye. I 49 disperati in questo momento navigano vicino alle coste maltesi e sono al centro della solita disputa fra stati europei su chi e come deve accoglierli. Malta tuona contro il nostro paese sottolineando che quando due settimane fa la Sea-Watch aveva chiesto aiuto era in acque italiane ed è stata costretta a spostarsi verso Malta a causa della chiusura dei porti voluta da Salvini, ma la questione spacca lo stesso governo giallo-verde. Da una parte c'è Di Maio, appoggiato dal premier Conte, che prima con un post su Facebook e poi stamattina da Novi Ligure, dove è arrivato per un incontro con i lavoratori della Pernigotti, invita Malta a far sbarcare i profughi e a mandare in Italia donne e bambini. Dall'altra Salvini, che tiene il punto e non ha intenzione di ospitare proprio nessuno. C'è una nave olandese, c'è una nave tedesca, in acque maltesi. Risolvano il problema, aprano i porti, aprano il portafoglio, i tedeschi, gli olandesi, i maltesi. Mentre tutti litigano, loro sono sempre più provati dalla navigazione. Devono convivere in uno spazio ristretto, ci sono problemi igienici e fa freddo, dicono gli operatori delle ONG. Il commissario europeo Avramopoulos si è appellato ai 28 paesi dell'Unione affinché accolgano i migranti, ma neanche davanti alla sua richiesta il muro si infrange. Sparatoria nella notte in un bowling a Torrance, a sud di Los Angeles, in California. Secondo quanto twittato dai vigili del fuoco e dalla polizia locale, ci sarebbero diverse vittime a terra raggiunte dai colpi d'arma da fuoco. Un primo bilancio riferisce di 3 morti e 4 feriti. Le autorità hanno invitato le persone a non avvicinarsi al luogo dove è avvenuta la sparatoria. Torniamo in Italia, siamo a parlare dell'ondata di freddo che ha colpito molte regioni. A Roma rimangono aperte alcune stazioni della metropolitana per far riparare senza fissa dimora. I meteorologi prevedono freddo e gelo oggi e domani, invece lunedì e martedì risaliranno le temperature, ma poi da mercoledì caleranno di nuovo. Sentiamo Alessandra Camarca. Speriamo che il gelo della prossima notte non fermi il volo della Befana. Il maltempo che si è abbattuto in questi giorni sulla penisola infatti non molla la presa e neve, vento gelido e freddo continueranno a farsi sentire su tutto il paese. Le copiose nevicate hanno bloccato la Sicilia da Catania a Trapani e non va meglio al centro Italia dove Cascia, in provincia di Perugia, si conferma la città più fredda d'Italia con meno 12 gradi. Temperature sotto zero in Abruzzo e Molise e al nord continua a nevicare anche a quote basse. Dal 7 gennaio è prevista una leggera tregua, farà ancora freddo ma senza fenomeni significativi, fino al 9 gennaio quando la colonnina del termometro precipiterà di nuovo in tutta Italia. Dal 9 all'11 invece arriva un'altra ondata di aria molto fredda, in arrivo anche questa dal circolo polare artico, però sarà un'ondata di freddo meno intensa della precedente perché questa volta queste correnti arriveranno molto gelide come è stato in questa fase fino ai Balcani, ma poi
quando travasseranno sull'Italia e l'ambiranno appena, non come adesso che invece l'hanno investita in piedi. Sono 4 fino ad oggi senza tetto deceduti per il grande freddo. A Roma, sulla riva del Tevere, è stato trovato il corpo di un clochard di 50 anni, stremato da un malore per il gelo, insostenibile per chi vive all'aperto. Nelle ultime ore l'amministrazione capitolina ha allestito altri 80 posti letto presso la stazione Termini, la stazione Tiburtina e la casa di riposo di Roma 3. Letti che vanno ad aggiungersi ad altri 235 posti per l'accoglienza notturna, rimaste aperte anche le stazioni della metropolitana. Dal 15 dicembre scorso non si hanno notizie di Luca Tacchetto, l'architetto trentenne originario del Padovano, scomparso mentre si trovava in viaggio nel Burkina Faso con un'amica canadese, Edith Blaise. Il nostro Ministero degli Esteri sta seguendo il caso, ma per la famiglia sono ore di apprensione. Ci riferisce Marco Bergamaschi. Scomparsi da 20 giorni in Burkina Faso, c'è grande preoccupazione per la sorte di Luca Tacchetto, trentenne architetto padovano, e di un'amica canadese, Edith Blaise, dei quali si sono perse le tracce nel paese africano il 15 dicembre. Il padre di Tacchetto, ex sindaco del paese di Vigonza, ha raccontato che il figlio era partito da Padova in auto per raggiungere il Togo per aiutare come volontario le popolazioni locali in un campo di lavoro. L'ultimo contatto risale al 15 dicembre, quando i due ragazzi sarebbero stati ospiti di un amico francese a Bobo Dioulasso, seconda città del Burkina Faso, poi il silenzio. A Natale la famiglia ha dunque sporto denuncia. Secondo la madre della ragazza, intervistata dal quotidiano canadese Le Soleil, Luca ed Edith avrebbero avuto difficoltà a ottenere il visto per entrare nel paese. Il Burkina Faso vive in una situazione di crescente instabilità anche a causa degli attacchi di matrice jihadista contro la popolazione, l'ultimo solo pochi giorni fa, e a causa della presenza di gruppi di banditi. L'ambasciata d'Italia ad Abidjan sin da subito è intervenuta con le autorità locali perché si attivassero le opportune ricerche. La Farnesina si mantiene in contatto con i familiari di Tacchetto per fornire, in stretto accordo con l'ambasciata, informazioni aggiornate e assistenza. L'emergenza rifiuti a Roma, nella capitale sommersa dall'immondizia, i presidi delle scuole lanciano l'allarme epidemie per gli alunni e ipotizzano di non far riaprire alcuni istituti lunedì prossimo. Ci racconta tutto Maria Sara Farci. Vabbè, come la fate voi la differenziata a Roma? La plastica con le lattine. Con le lattine? Con le lattine, sì. Ah, ok, ok, no, perché noi invece la dividiamo. No, quindi la plastica no. Dov'è? La plastica è qua. Ok, la plastica qua. Qual la è? Carta devi togliere il sacchetto di plastica. Ah, beh, la carta devo togliere il sacchetto di plastica. La carta è qua. La carta è qua. A guardar loro, Anna Maria Finocchiaro e Maria Adele Monti verrebbe proprio da ridere. Due milanesi a Roma le prese con la raccolta differenziata. I tovagliolini, gli hai messo i tovagliolini? Sì, 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 anche noi li mettiamo i tovagliolini. Allora, l'umido lo metto. Perfetto. L'umido lo mettiamo qui. Ok, sì, perfetto. Eppure, lasciato il sorriso da parte, rimane non solo l'amaro in bocca, ma soprattutto la puzza nel naso. Per questo i presidi della capitale hanno mandato una lettera alla sindaca Raggi. Come anticipato dal quotidiano romano Il Messaggero, minacciano di non riaprire le scuole se i cumuli di rifiuti lasciati lungo le strade e davanti ai cancelli degli istituti non vengono ritirati prima del 7 gennaio. Il rischio igienico-sanitario è altissimo, soprattutto per i più piccoli. Per non parlare, sottolineano i presidi, del messaggio diseducativo che questo spettacolo manifesta. Ogni giorno educhiamo i nostri studenti al senso civico, al rispetto della città e del decoro. Poi escono dall'aula e vedono tutto questo infrangersi davanti ai cancelli, sommersi dalla spazzatura, si legge nella lettera. La municipalizzata intanto fa sapere che entro l'Epifania, ovvero entro domani, metterà in campo 1200 uomini addetti alla raccolta dei rifiuti, mentre le due attrici milanesi ci provano ancora. Questo qui devi tagliare qua, con la plastica e sotto con la caccia, ce l'hai il coltello? No, non ce l'ho. Andiamo a casa a prendere il coltello. No, ce l'ho uno in macchina. Andiamo. Cambiamo pagina. L'Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune novità per la dichiarazione da presentare nel 2019. Saranno detraibili le spese per il verde privato e per i figli con disturbi dell'apprendimento, ma per i 730 cambieranno anche le scadenze. Clara Iatossi. In un
un periodo già intenso dal punto di vista fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha dato ufficialmente il via alla stagione della dichiarazione dei redditi. Nel modello 730 da presentare nel 2019 debutta il bonus IRPEF di 250 euro complessivi per gli abbonamenti del trasporto pubblico, così come la detrazione per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e le agevolazioni previste per le donazioni in favore del terzo settore. Novità anche per i bonus casa. Nel nuovo modello sarà possibile indicare le spese di interventi di sistemazione a verde sostenuti nel 2018, per i quali è possibile beneficiare di un bonus giardini pari al 36% e fino ad un massimo di 5.000 euro. Previste detrazioni anche per le polizze assicurative contro le calamità naturali e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Entrando in campo previdenziale, l'APE, l'anticipo pensionistico, dà diritto ad un credito d'imposta, mentre la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, va sottoposta a tassazione. Non cambiano invece le scadenze. Il 15 aprile 2019 sarà messo a disposizione il modello 730 precompilato, mentre il termine ultimo per effettuare l'invio resta fissato al 23 luglio, anticipato all'8 luglio, dal momento che il 7 è domenica, nel caso di trasmissione della dichiarazione dei redditi tramite il sostituto d'imposta. Sono aumentati gli incidenti mortali sul lavoro nei primi 11 mesi del 2018. L'INAIL ha rilevato che le denunce di infortunio con esito letale hanno sfiorato il 10% in più rispetto all'anno precedente. Vediamo nel dettaglio. Oltre 1.000 morti sul lavoro nei primi 11 mesi del 2018, pari a un 10% in più dello stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge dai dati diffusi dall'INAIL, che segnala anche una crescita degli infortuni. Le denunce di incidente sul lavoro con esito mortale presentate all'INAIL nei primi 11 mesi del 2018 sono state 1.000 in più rispetto alle 952 denunciate tra gennaio e novembre del 2017, con un incremento del 9,9%. Secondo l'Istituto, l'aumento è dovuto soprattutto all'elevato numero di decessi avvenuti lo scorso mese di agosto, con il crollo del ponte di Genova rispetto allo stesso mese del 2017, avvenuti in itinere, cioè nel tragitto di andata e ritorno tra abitazione e posto di lavoro. I casi di infortunio denunciati complessivamente sono stati 592.571, in aumento dello 0,5% rispetto all'analogo periodo del 2017. I dati rilevati al 30 novembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 501.274 a 502.093, sia di quelli in itinere, che fanno registrare un incremento pari al 2,6%. L'analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce di infortunio nel nord-ovest, nel nord-est e al sud, un calo invece al centro e nelle isole. L'incremento ha interessato soprattutto i lavoratori extracomunitari e in misura minore quelli comunitari, mentre le denunce di infortunio dei lavoratori italiani, che rappresentano circa l'84% del totale, sono in calo dello 0,6%. Domani celebreremo l'Epifania e si concluderà anche il periodo dei numerosi presepi viventi. Con Nicola Ferrante andiamo a conoscerne uno speciale, perché è realizzato per la prima volta nella provincia di Scutari, nell'Albania, soffocata per 50 anni dal regime comunista. Vediamo. Sono arrivati anche i magi a portare i loro doni, oro, incenso e mirra, nel primo presepe vivente animato in questi giorni di festa vicino a Scutari in Albania, dopo quasi sei lustri dalla caduta del regime comunista che aveva soffocato ogni espressione di fede, perseguitato i credenti, suscitato intrepidi testimoni di Cristo. Una nuova convivenza pacifica, benché non sempre facile, anima oggi il paese, e così è nata l'iniziativa del primo presepe vivente, promossa dai frati minori cappuccini di Puglia nei villaggi di Nenshat Amel. Voi ben sapete, l'Albania ha avuto un regime comunista, gente che non ha potuto
conoscere e adorare il piccolo Gesù. Oggi questo è possibile, oggi Gesù veramente è nato nei nostri cuori attraverso questa esperienza concreta dove abbiamo potuto vivere delle vere relazioni, una vera collaborazione per realizzare qualcosa di bello. 170 figuranti hanno riproposto le scene della Natività, attirando la curiosità nazionale ed esercitando un richiamo verso la sacra rappresentazione in un paese sulla carta a maggioranza musulmana, ma fortemente attraversato dall'ateismo, eredità del periodo sotto il regime. Il bambino nella culla e i canti tradizionali in albanese appaiono perciò come un inedito segno di speranza. Ci fermiamo qui, ora l'appuntamento del sabato con C'è Spazio Next. Il TG2000 tornerà con l'edizione delle 18.30. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.